Roberta Arduini, autrice e voce recitante, Paride Battistoni al violino, Jacopo Mariotti al violoncello, Diego Gasperi al pianoforte. Sono loro i componenti di Oasi di Parole Musica, un quartetto che propone spettacoli esclusivi e appassionanti, con testi che toccano in profondità i diversi aspetti dell'esistenza umana, suonati da maestri e solisti di alto livello. Poi arriva il primo trauma della vita, la tua nascita. Quel momento in cui devi lasciare il confortevole ventre materno e ti staccano il cordone ombelicale. Ora sei per conto tuo. Mamma non respira più per te, non mangia più per te. Devi imparare a fare il primo respiro senza sapere come, senza avere nessuna esperienza. Ed è così difficile, sembra impossibile riuscire a inspirare e rischi di morire. Nelle scorse settimane sono usciti i trailer ufficiali dei loro ultimi due spettacoli, La verità negli occhi dell'amore ed Echi antichi nella voce di Madre Terra. Roberta, innanzitutto come è nato il quartetto? Allora, il quartetto è nato perché ho sempre avuto una necessità di completezza, bisogno di farmi domande riguardo alla nostra esistenza. Questa domanda di senso l'ho riportata anche nel sociale e quindi per andare incontro alla separazione, ai conflitti, alla sofferenza di questo momento epico sono nati questi spettacoli. E quindi cominciati dal personale e poi estesi verso il sociale. E ho coinvolto i musicisti che sono stati molto contenti di formare questo quartetto, Oasi di Parole Musica, e insieme abbiamo quindi tra i loro arrangiamenti e la mia minuziosa ricerca di assemblaggio con le musiche e quindi ricreando qualcosa di originale, di diverso, molto minuzioso, quasi maniacale, per cercare di creare un'unicità, ecco, di questi spettacoli. E abbiamo creato, ecco, questo quartetto e questi spettacoli. Continuo a notare in quell'oceano inesplorato, anche se la sensazione di annegare, perché il dolore è solo amore che non ha posto dove andare. E allora ama e non aver paura. In queste ultime settimane sono usciti gli ultimi due trailer. A che cosa sono dedicati e dove sono stati girati i video? Allora, gli spettacoli sono stati girati nei nostri territori, il Parco Naturale del Monte San Bartolo e quindi Fiorenzuola di Focara, e anche una meravigliosa vigna, la Falesia, i luoghi che ci circondano. E mi soffermo su Echi antichi nella voce di Madre Terra proprio perché è uno spettacolo di grande valore ambientale, sociale, umano. E attraverso la voce di Madre Terra ricercheremo il nostro nucleo, il nostro seme interiore, le nostre radici proprio attraverso il suo abbraccio. E quindi questo spettacolo, ci tengo a dire che è uscito proprio il 4 di ottobre, il giorno del patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. Non a caso c'è proprio un cantico delle creature molto straziante all'interno dello spettacolo. Si mischia alla voce dell'essere umano che invoca Madre Terra. E inoltre c'è La verità negli occhi dell'amore, che è uno spettacolo in cui l'uomo, lo spettatore, sentirà l'intelligenza di quella voce, di quell'intelligenza superiore che tutti abbiamo, che gli mostrerà un affascinante ma anche intricato viaggio nei sentieri dell'amore, in cui troverà anche i lati oscuri che regolano i comportamenti per abbracciare sempre di più la nostra autenticità. Per quanto riguarda la parte musicale, Paride, qual è stato il lavoro svolto? Dunque, il lavoro svolto è sempre molto, posso dire, molto di coerenza con il testo, perché è molto importante che l'ascoltatore abbia la percezione di qualsiasi stato d'animo attraverso il testo, ma anche attraverso la musica. Deve essere molto coerente, quindi Roberta è stata molto brava a far combaciare l'intensità dei testi con l'intensità musicale o anche i momenti tranquilli. E c'è stato anche un grosso lavoro da parte di noi musicisti nel far combaciare il tutto, nell'arrangiare i brani, nel tagliare, cucire. Poi, essendo soltanto in tre, violino, violoncello e pianoforte, c'è stata anche la, diciamo, difficoltà musicale, ma anche il piacere musicale di mettere le voci degli altri strumenti, magari in certi brani dove sono gli strumenti a fiato, che qui logicamente mancano, a riempire le voci
e a far apparire l'armonia e la melodia coerenti con il brano musicale, insomma, ecco. Dove è possibile guardare i vostri spettacoli? Dunque, i nostri spettacoli sono visibili sul canale YouTube, Osi di Parole Musica, su Facebook e su Instagram.